Fiora e Anna D'Arcon, coppia perfetta della nostra presentazione. Allora, torna Alessia Gazzola nei nostri eventi, nella nostra libreria, con una nuova protagonista, una piccola formalità, sempre per le piccole lungaresi, Le avventure di Rachele, questa nuova protagonista che si affaccia al palcoscenico della letteratura. Io le lascio, sono tutte le vostre queste splendide ragazze. Grazie, buona presentazione. Buongiorno a tutti, risiamo qui anche quest'anno, ormai un appuntamento fisso, sono molto felice di questo, è sempre una gioia presentare il libro di Alessia, grazie. Questo libro è un libro, possiamo dire, nuovo non solo a livello temporale, ma secondo me proprio nuovo sotto tanti punti di vista. Una ragazza nuova, una protagonista apprezzante, un nuovo protagonista, un nuovo, diciamo, maschio di cui, diciamo, si è molto parlato ed è stato anche molto apprezzato, una nuova città, molte nuove cose. E quindi c'è una brezza, un'aria di freschezza, di divertimento, di novità che credo sia proprio la forza di questo romanzo. Si vede che c'è tanto divertimento, che ti sei divertito a scriverlo e noi ci siamo divertiti a scriverlo. Inizierei subito, un po' perché è una cosa a cui sono affezionata, ma da una frase che Alessia ha messo in esergo, che è una citazione di un film molto bello che in italiano si chiama Susanna, però il titolo originale è Bringing Up Baby, che è questo: buongiorno David, lo vorrebbe un leopardo? Parlaci di questo leopardo. Allora, innanzitutto grazie, è veramente bellissimo rivedervi e vi ringrazio di questa accoglienza con tutti i miei cuori. E poi ringrazio Anna, perché insomma Anna, lo sapete, mi seguite anche già da un po', è un pezzo del mio cuore, una delle persone più importanti della mia vita e penso di poter dire uno dei regali più grandi che mi ha fatto in quel mondo della dieta, forse sicuramente la top 3. E quindi Anna e anche... un pezzo del mio cuore. Rihanna è così presente nella mia vita da buttarmi anche, diciamo, queste chicche. Per l'appunto una di queste è Susanna, ovvero Bringing Up Baby, che lei mi ha fatto conoscere, io non lo conoscevo, perché è il suo film preferito. E allora è una cosa che in effetti di tanto in tanto faccio anche a te, che ti scrivo: buongiorno David, lo vorrebbe un leopardo? Perché appunto è questa battuta di Carolina Arcurna, perché è un film surreale evidentemente, no? Perché appunto ci sono Cary Grant e Carolina Arcurna che si ritrovano appunto con questo cucciolo di leopardo che insomma sanno bene come gestire. È un film divertentissimo, lo trovate anche su Replay, quindi se passate anche il tanto volete. C'è questa battuta che secondo me è allucinante, no? Surreale, allucinante, però nel suo essere surreale ti dava comunque secondo me anche un po' lo spirito di questo romanzo, non perché il romanzo sia surreale, ma perché è quel qualcosa di inaspettato, no? A un certo punto ricevi una telefonata, vorrebbe un leopardo, ecco, a Rachele è successo qualcosa simile, è un leopardo, ma siamo vicini. È vero, però anche questa cosa che dici è proprio il concetto di quella cosa che tu non ti aspetti per niente. Magari la tua vita è un po' lenta, sei un po' triste, non succede niente, sei un po' anche sull'orlo della depressione, insomma, ci siamo passati tutti. E poi improvvisamente succede qualcosa totalmente inaspettata che ti svolta la vita. Nel caso del povero Cary Grant è questa fase di che prima controlliamo e dice un leopardo e poi effettivamente arriva un leopardo, ma nel caso di Rachele è un lascito testamentario che ti arriva tra capo e collo e ti cambia la vita. Totalmente, perché insomma questa, come dire, questa dimensione narrativa di eredità, testamenti, è qualcosa che non è quello che ho fatto io, no?
cioè molto presente anche in un certo tipo di letteratura, sia rosa da un lato, sia gialla dall'altro. Io volevo fare tre test, ma chiaramente per raccontare come al solito relazioni tra le persone. Poi alla fine, dietro le successioni ereditarie ci sono le relazioni, ecco, al netto degli aspetti chiaramente più tecnici e anche più spiacevoli che a volte sono le liti, i soldi, via dicendo, però la verità è che alla base di tutto ci sono le relazioni, quindi a parere mio era un ottimo punto di partenza. E soprattutto, insomma, dove per lei, noi vediamo all'inizio del romanzo, come in una fase della sua vita serena, insomma, come dire, non le manca niente, tutto in ordine, ha questa relazione con il suo fidanzatino dall'epoca del liceo, sì, chiaramente di tanto in tanto hanno avuto qualche mareggiata, però tutto sommato è uno che non gli ha mai dato dolori, dispiaceri, ecco, non l'ha mai veramente messa in crisi e fatta soffrire. A casa è la bomboniera di casa, figlia unica con questi due genitori che la venerano, che la considerano in qualche modo come una loro creatura, che addirittura è andata anche avanti rispetto a loro, no? Che se vogliamo il sogno di ogni genitore, è un figlio che faccia delle cose in più rispetto a quelle che ha fatto lui, barra lei. E in ascesa dal punto di vista di carriera non è una precaria, fa assolutamente quello che le piace, quindi non è che si è riadattata in una carriera che non le sta bene o le sta stretta. Quindi insomma è proprio a posto. Quindi per me, come scrittrice, la cosa più divertente era arrivare lì e farle saltare il banco, no? E allora classicamente queste cose accadono, innanzitutto scrivo una volta, non so se mi è capitato anche a voi, quando le cose succedono ci sono degli anni che succede di tutto, dove uno tira fiato, anni un po' più statici, e questo è l'anno terribile di scrivere che in qualche modo andiamo a raccontare. E appunto tutto parte da questa telefonata inaspettata che poi in realtà arriva il padre e dice: è mancato lo zio. Il zio in casa veniva nominato molto di rado e molto malvolentieri, fratello del padre, peraltro nessuno si aspettava che venisse a mancare, perché comunque era giovane. E comunque tutto quello che c'era dietro, cioè il motivo per cui non era gradito, a lei era stato spiegato per sommi capi. Quindi insomma in casa era un po' un argomento di quelli tabù che tu capisci che quando ci si avvicina meglio cambiare argomento. Quindi insomma il padre l'avvisa, gli dice: è successa questa cosa, dal momento che non aveva figli, l'unico erede ero io, e però io mi sono affrettato a rifiutare questa eredità, perché figure di cosa vuole siano, saranno soltanto debiti, era un debosciato, un uomo raccomandabile, pure con circostanze strane, e via dicendo. Adesso l'erede, pertanto sei tu, sbrigati a farlo anche tu. E che a un certo momento però comincia anche a pensarci, a dire: ma sì, è vero, sono io, ok, vado, rinuncio, però due domande in più me le faccio. E da farsi queste due domande in più, diciamo, parte tutto quanto il racconto e appunto questo saltare il banco della sua vita perfetta. Eh sì, infatti. Poi la sua vita comunque già parte con un bello scossone dal punto di vista sentimentale, perché risulta subito, senza fare spoiler, però succede qualcosa che, diciamo, permette l'entrata nella sua vita di quest'altro personaggio, che è il notaio Malacarne, che si occuperà di lei, fare le corna, diciamo. E risponderà a vari bisogni di questa donna. Un uomo che offre molteplici servizi. È bravissimo, molti servizi. E servo. Ovvio, infatti, lo abbiamo fatto un romanzo. Esatto. E io ricordo quando tu lo stavi scrivendo, quando avevi l'idea proprio iniziale che mi parlavi di questa storia che vuoi scrivere, tu lo chiamavi, il titolo era La fede Malacarne. Assolutamente, ma l'ho anche, per così dire, picciato così all'editore. Io quando sono andata gli ho detto: questo nuovo romanzo si chiama La fede Malacarne. Allora lui mi ha detto: ok, lo compro subito. Lo prendo subito. Ma perché la prima cosa ad essere arrivata in realtà sono loro tutti un nome di lui, e però come poi mi fa, l'ho intercettato e ho detto: ma questo è un nome perfetto per un eroe maschile, perché appunto è forte, è atto quanto una sua identità precisa, nome e nome. Quindi se avevo una certezza dal punto di vista della mia carta, poi mi è venuto Manfredi, e la binata secondo me funziona tantissimo.
benissimo. M ricordo un po' il CC ma ci ho pensato dopo duro. Sì, ci ho pensato. In realtà non è voluto, ma è una casualità, perché appunto lui doveva essere una carne e poi secondo me l'unico nome che poteva avere in ristorazione erano Treni, perché poi i personaggi sono così, si presentano con il loro nome e cognome, non glielo vuoi cambiare il posto d'opera. Se lo cambi c'è qualcosa che non torna, che va male. Nei personaggi secondari si può cambiare il nome, ma a me i personaggi principali sono sempre presentati con il loro nome e cognome. E lui era così, e pertanto sì, remotamente nella mia psiche magari qualcosa mi tornava anche a proposito di chiamarlo MM, però certo. Devo dire che a mia volta si è presentata come una casualità. Allora, Rachele è una giornalista di questo giornale, si chiama Chicken Game, e lei ama moltissimo il suo lavoro, le piace tutto il mondo, insomma, della Milano da bere, quindi tutti gli eventi, tutte le, diciamo, tutto ciò che ruota intorno a questo mondo. E la cosa che mi ha divertito tantissimo, che mi ha ricordato, c'è un spettacolo teatrale che è stato tra l'altro il primo credito che ho fatto e ho amato tantissimo, si chiama Rumori fuori scena, è uno spettacolo teatrale di Michael Train, molto bello, hanno fatto per esposizioni cinematografiche, teatrali eccetera eccetera, ed è la storia in tre atti di questa compagnia di attori e di fare uno spettacolo, ma tu in realtà stai vedendo quello che succede dietro, le prove, quello che fanno dietro, la presa, l'amante, le cose, come si odia, e quindi tu vedi, senti che stanno facendo lo spettacolo, ma vedi loro dietro che si stanno accoltellando, che stanno facendo, ed è divertentissimo, c'è un ritmo meraviglioso, è proprio divertentissimo, e mi è tornato in mente perché tutte le scene della stanza, diciamo, dove fanno le riunioni di giornalismo, sono un po' quella cosa lì, lei di lavoro con la giornalista, però è divertente leggere dietro le quinte, la capa che dice fai questo, tu no, fai questo, e lei che dice propongo. È un mondo che in realtà ti appartiene nel senso che ti vede, si sente, e che io ho proprio volevo uno spin-off solo della Rai Room di questo giornale. Ma guarda, allora io per quello avevo come punto di riferimento evidentemente il diavolo del finale, che io ho comunque espresso abbastanza specificamente, perché loro all'interno della redazione hanno proprio questo resto familiare, chiamiamolo così, perché si dicono tra di loro le battute del film, no? E questa era una cosa che mi piaceva molto, e dopodiché mi sono fatta aiutare, perché oltretutto in questi anni qualche diciamo giornalista ho conosciuto, per cui qualcuno ha cui poter chiedere quali sono le prospettive di carriera, come funziona, è verosimile a questa età poter aspirare a una promozione così, insomma tutte queste serie di cose sono verificate, anche quanto sta in relazione, quanto invece può lavorare da casa, tutta questa roba è tutta verificata, perché poi io ti faccio un secchia, quindi nei romanzi tutto mi deve tornare, tutto deve guardare perfettamente, se no non sono tranquilla con la scienza, quindi d'accordo l'immaginazione, però sempre messa alla prova dei fatti, per cui in teoria quel mondo lì ha una sua verosimiglianza. Poi, non essendo io una giornalista che lavora per l'appunto in una redazione, diciamo, un'impalcatura di realismo, allora lì ho infilato la mia immaginazione e mi sono detta che forse tutti quanti i microcosmi lavorativi in cui ci sono chiaramente delle giovani donne o giovani uomini, per carità, o comunque insomma in cui c'è anche una gerarchia, evidentemente c'è la redattrice esperta, la capo servizio, la vice capo redattrice, la capo redattrice, poi alla fine il direttore del giornale, comunque abbiamo un ambiente gerarchico, mi sono detta alla fine si somiglieranno anche un po' tutti, le dinamiche che nascono forse all'interno di quel mondo, al netto delle specificità, somiglia anche a quello che io ho vissuto quando ero specializzando, dove pure c'era un discorso chiaramente di gerarchia, di piccole rivalità sane, umane, accettabili, antipatie o simpatie anche di umane, in questo romanzo non possiamo dire che c'è un cattivone, no? Assolutamente, sono tutte insomma delle relazioni che mi immagino come plausibili e quotidiane all'interno della vita di noi, perché può capitare a tutti quanti che appunto abbiamo quella collega che ci sta sull'anima, ma magari proprio la collega che giustamente è la protagonista della sua vita, nella nostra vita fa la figura dell'antagonista, pur essendo presentata una persona non nettamente o specificatamente
antivalga, ecco, cioè tutto quanto molto soggettivo, credo io. Allora ho cercato di riportare questo ragionamento, questo punto di vista all'interno del romanzo. Allora io volevo leggere un pezzettino per dare un'introduzione al mood del romanzo. Ma possiamo dire quella cosa secondo te? Allora, io vi faccio il grande annuncio che Anna. Allora, Anna leggerà l'audiolibro di Una piccola formalità. E questa cosa, quanto mi dia gioia, non lo posso dire. Quindi ci decidiamo di vedere. Questo è fondamentalmente ti sta usando per capire se la cosa funziona. Esatto. E va bene. Però, insomma, io preciso, ero sempre stata contenta, ovviamente, anche della precedente lettrice, che ha lavorato benissimo, quindi non vedetela, perché non so se qualcuno di voi l'ha mai ascoltato, non vedetela assolutamente come una sostituzione. Era un cercare una voce nuova per un mondo nuovo, come giustamente dicevi tu, ecco, perché se no quelli che ascoltano prevalentemente gli audiolibri dei miei libri, chiaramente si abituano ad ascoltare quella voce pensando che ormai è prevalentemente la voce di Costanza. La voce di lì, sono convinta che quella erano astronauti, ormai nella gente è quella lì. Per cui la Raghella aveva bisogno di una voce tutta sua e sono felice che la dia tu. Allora, la voce della bionda. Non mi desidero. Allora, rimetto in tasca il cellulare e mi sprego le mani per riscaldarlo. Ma prima di rientrare in redazione do un'ultima occhiata a Milano. Nella foschia che si tinge di sera iniziano ad accendersi le luci dei grattacieli di Piazza Gallery. Non ho più richiamato il signor Oddoli, ma del resto cosa ho da dirgli? Che vado domani a prendere la mia lettera? Non so ancora se lo farò. Una cosa è certa. Poco prima di morire Massimo Braganza voleva mettersi in contatto con me. Lo scopo iniziale è di andare a fondo a scoprire cose che non so. Eppure fin qui non ce n'è una che mi sia chiara. Non soltanto le cose che non so continuano a essere di più di quelle che so, ma aumentano di numero giorno dopo giorno. Sono loro a stricare la mia strada, in questo preciso momento, accanto al timore e un po' anche al presentimento, che le nebbie siano ancora ben lontane da dissolversi. È un po' un momento chiaro della sua vita, è un po' questa Milano un po' nebbiosa, lei si trova un po' avvolta nella nebbia, che succederà? Perché chiaramente il citato Massimo è questo zio, no? Zio Max, che fondamentalmente le impara a conoscere attraverso i racconti che vengono dagli altri, per cui via via lei inizia ad apportarsi, quindi come era di lavoro, questo zio Max era un antiquario e quindi c'è questo suo socio in acquario che le dà una versione di Max, cioè quella di cui l'ultima compagna le dà un'altra versione, comincia a coprire tutti castelli mancanti del suo padre, dove era soltanto la versione che arrivava dai suoi, molto molto futura, e lei invece comincia a scoprire, a conoscerlo, e quasi a piangere, no? Che non avesse avuto l'opportunità di conoscerlo prima, e soprattutto appunto poi in questo momento fondamentale di CDV si rende conto che anche lui voleva entrare in contatto con lei per dire qualcosa. E quindi diciamo questa occasione mancata che è tinta d'amarezza volevo comunque approfittarla, anche questa. Allora ho una domanda che forse interromperà la tua amicizia. No, la mia domanda è pure normale. Parlaci delle scene tagliate. Della uncut version. La uncut version l'ha detta solo il mio. Poi a un certo momento ho pensato bene, poco prima di andare in prima bozza, di tagliare più la uncensored version. Ecco, la versione non censurata, mi sono autocensurata. Non uscirà. Non credo. È stata rimossa per non lasciare traccia. No, allora, questo romanzo proprio perché racconta una ripartenza, no? Da una situazione che appunto è molto serena, è molto tranquilla, lei è molto a suo agio, però va incontro a una rivoluzione copernicana di tutte quelle che sono le certezze, anche all'interno della sua stessa relazione.
dire, questo personaggio comunque già apparteneva alla sua vita, diciamo, quando era adolescente, come il suo compagno era un compagno di classe, anche il notaio era un loro compagno di classe. Quindi il racconto è questo, che Alessio, cioè il suo fidanzato, le dice: ma scusami, se abbiamo bisogno di un notaio, perché non ti rivolgi a Manfredi, che è diventato un notaio? E lei dice: ma figurati, ma quel notaio deve essere diventato, peraltro, perché lei aveva questo ricordo di un discolo, di una canaglia, su di uno che la prendeva in giro, che era superficiale, era pelloccio e si sentiva un po', non posso dire cosa, però per motivazioni mai immaginate. Ed era abbastanza poi ascoltato, è molto molto immaturo, glielo preoccupavano accanto durante le lezioni di fisica, soprattutto non la potevo stare manco concentrata, insomma lei c'era un ricordo pessimo. E solo che però a un certo punto era veramente sintigna un attimo e dice: però questo, ma come ha fatto diventare, dai, in effetti come è diventato Manfredi, no, come me lo ricordo io, come si è fatto, magari che ne so, è cambiato, era così bello, adesso non lo è più. Insomma, si incuriosisce, dice: vabbè, ma che c'è? Forse c'ha ragione Alessio. Alla fine abbiamo sempre una tenerezza speciale verso le persone con cui abbiamo condiviso l'infanzia, l'adolescenza. Chiamiamolo. Allora, poi nel riavvicinarsi a Manfredi e appunto riavvicinarsi in molti sensi, lei, che si era un po' adagiata a un certo tipo di relazione, scopre un po' un altro, riscopre un lato di sé e insomma c'erano tutta una serie di scene che io poi rileggendo le ho trovato estremamente imbarazzanti, ho pensato di tagliare, ma di cui lei ha conoscenza ma non le lette, solo che a un certo punto mi diceva: hanno scritto una scena che mi vergogno di me stesso. Questo te l'ho detto sicuro. Sì, sono andata, te l'ho detto, lasciato tutto. Tu avresti lasciato tutto, sono andata, le ho detto la stessa frase che disse il Duca di Edimburgo su Sarah Ferguson quando è uscita la foto di lei che si faceva succhiare l'albice da uno. E sono andata Beyond the Pale, che era una versione molto British per intendere uno che davvero è uscita fuori dal seminato. Quindi ho detto: Anna, io con questo romanzo sono andata Beyond the Pale, taglio, vabbè, è diventato un po' lo più bello delle amiche questa storia, perché raccontavo che appunto si sono scene che mi dispiace parlarne, perché poi di fatto le leggerete, però che parliamo? Però qualcosa è rimasto, c'è un sentore, c'è un sentore, c'è un piccolino, no, è rimasto, cioè l'intenzione è sempre. Stai per fare una nuova lettura? Sì. Allora, premessa alla nuova lettura che sta per fare Anna. Mm-hmm. Allora, questo romanzo, per chi non l'avesse ancora letto, ha tutta una parte ambientata ovviamente ed evidentemente nel presente, nel 2023, nel 2022 per l'esattezza, però in una maniera molto contemporanea, cioè ci sono dei riferimenti, che ne so, ai reali, poi via via, tutte le cose che c'erano in aspettativa a gennaio, febbraio, quindi ci sono stato Sanremo, il libro di Henry Spear, insomma tutte queste cose, quindi una contemporaneità tracciata in maniera inequivocabile. E poi ci sono dei capitoli ambientati all'ultimo anno di Richard Brechele, in cui chiaramente sono presenti tutti loro, sono presenti anche Alessio, sono presenti Manfredi, sono presenti anche altri personaggi cruciali, perché poi alla fine il senso era, a loro tre principalmente, far fare veramente pace con l'adolescenza, chiudere il cerchio dell'adolescenza, perché nessuno di loro tre, Brechele per un verso, Alessio per un altro, Manfredi per un altro, avevano fatto pace, avevano chiuso il cerchio con cose che erano successe nell'ultimo anno. E quindi ci sono questi capitoli che poi, se avete presente, non so se li seguite, se avete letto Costanza, alla fine è un po' lo stesso salto temporale, solo che fosse il medioevo, cioè abbiamo tutto quanto il cazzeggio dell'ultimo anno di liceo, e forse non lo so, risulta per attimo più chi è. Comunque adesso hanno il mio leggero estratto. Sì, sono in classe, stanno facendo lezione di Shakespeare, quindi inglese, e Rachele viene messa in coppia con Manfredi per leggere e stanno parlando dell'Amleto. No? Dell'Amleto. E Rachele esordisce con: Amleto è l'archetipo del maschio cotone.
la professoressa finalmente compresa ribatte: è vero, giusta osservazione Rachele, è evidente che Amleto ha un complesso di tipo irrisolto. Lui dice che dopo Gesù Amleto è la figura più citata nella coscienza occidentale e io dico no, è proprio il modello peggiore di coscienza. Manfredi si sente confuso. Quando si deraglia dal binario lo spanta. È un laboratorio di inglese o di psicologia? Tutte queste storie perché Amleto ha detto una porcata. Torniamo alla scena del terzo atto, Manfredi. Leggi e traduci da I did love you once. Manfredi, esempio, ma stavolta in enorme imbarazzo. È più a suo agio con il fancy dirty talk anziché con l'amore. I did love you once. Ti amavo una volta. Pronta, arriva la risposta dall'altro lato della classe. Indeed, my lord. You made me believe so. In vero, mio signore, me l'hai fatto credere. You should not have believed me, I loved you not. Non avresti dovuto credermi, io non ti amavo. Stavolta la battuta di Rachele tarda ad arrivare, come se fosse rimasta indietro o si fosse distratta. Manfredi si scorge sul banco per riuscire a guardarla. La testolina bionda china sui libri, le sopracciglia castane, folte, l'orecchio dal contorno perfetto intrecciato da piccoli cerchietti d'oro in tutto il suo profilo. Le labbra su cui lei ha appena passato il puro cacao che sembrano la cosa più morbida di questo mondo. I was the one you see, tanto più fui ingannata. Io invece non ti ingannerei mai. Lo pensa subito Matteo e subito dopo si dice: ma sono diventato sufficiente totale. Quella labbra lo fa sentire sempre un coglione. La Santoriello si toglie gli occhiali e assume un'aria teatrale terribile. Diciamo no agli Amleto, a questi maschi egocentrici, vendicativi e incuranti delle conseguenze. Amleto offende Ofelia nel peggior modo possibile. Si prende gioco di lei dall'inizio alla fine, per poi rimpiangerla malamente quando sarà morta. Ma non finiremo impazzite a negare come Ofelia. Siamo d'accordo, ragazze? Io trovo il monologo della Santoriello è tipo il monologo di Barbie. Non so se avete presente, perché le donne, cioè, guarda, la Santoriello ha detto questa cosa, noi non finiremo impazzite. Finiremo impazzite e annegate, esatto. Speriamo. Poi Manfredi, lui cosa dice subito dopo? Lui non vorrebbe vedere impazzite e annegate nessuno, cioè quello si è visto perso in questo laboratorio di inglese femminista della Santoriello. Esatto. Insomma, su questo devo dire, l'ha scelto lei e me l'ha comunicato questa mattina, ma in realtà, senza saperlo, questo è il mio capitolo preferito di tutto quanto il libro. Ma se ci siete arrivati, ma è il mio, sappiatelo, è il mio preferito. Quando l'ho finito ho detto, aspetta però, sì. È una cosa che non mi dico mai. Sì, io mi è piaciuto tantissimo, ho visto questa visione di Amleto, diamogli le colpe. Ma per carità, ma infatti io devo dirti che non lo amo come personaggio, non lo amavo prima e poi devo dire quando mi sono accostata a qualche minimo approfondimento, perché appunto sottolineo sempre l'ossessione, anche per scrivere questo capitolo, su tutti i doppi sensi che lui inserisce all'interno del dialogo con Ofelia, che veramente lui tratta in una maniera così crudele, in maniera fondamentalmente mezza inutile, su lui vuole sembrare pazzo, però insomma non era un buon motivo per trattarla come l'ha trattata e per mandarla per l'appunto a lei, e quindi essendomi accostata a questa cosa ho approfondito ancora lì più e mi sono detta, ma certo che era veramente pessimo, e quindi c'è da più pesante. Sì, molto, non mi troverete clemente verso Amleto. Io in questo capitolo non sono Rachele, come non sono Rachele in tutto il libro e come non sono mai i personaggi dei miei libri, ma se sono qualcuno, sono per l'appunto sta professoressa di inglese che anche mi dice non finiremo così. Prossimo libro, in difesa di Ofelia. Ma sì, ma guarda che ci sono questi articoli che per l'appunto io ho letto e che sono la base, insomma, anche un po' di alcune cose che ho fatto dire alla professoressa, perché in generale Ofelia viene vista come un personaggio un po' naif, come un personaggio un po' tutto sciocchino, che poi impazzisce, ma in realtà in questo articolo che io avevo beccato di questa critica di letteratura inglese si sottolineava proprio come invece lei evitava accuratamente di finire coinvolta emotivamente e sessualmente da Amleto, che invece appunto faceva queste cose, e per cui l'ho trovato qualcosa di molto molto moderno,
molto. Allora, quando annuso questo tipo di interpretazioni, io mi ci fiondo subito, però poi magari è un attimo tediosa la questione. Volevo andare a sentire una canzone a Natale, si sono messa a parlare della conferenza su Shakespeare, che magari a qualcuno piace e a qualcun altro meno. E dunque, vorrei sapere, Rachele è bionda, quindi già quello è, diciamo, cromaticamente lontano dalla rossa, che era Costanza, lontano dalla mora, che era Alice. E che cosa di diverso Rachele rispetto alle altre protagoniste? Allora, in effetti ho fatto più di una, perché intanto mi sono fatta fare lo spari e ho capito che non ne avevo fatte altre. Avevo fatto una che era castano chiaro, ma più di una non ne avevo fatto nessuna. Era una scusa di posizione, esatto. Non c'è un disegno, come dire, strategico dietro, è semplicemente, appunto, mi sono resa conto che non ne avevo ancora fatta una più di una, perché non si poteva fare la più di una. E poi io la trovo estremamente diversa dalle altre. Poi io sono consapevole del fatto che scrivendo questi libri in prima persona singolare, facilmente un lettore o una lettrice possiamo trovare poi delle similitudini e riconoscere, se così dire, la mano. E quello ci sta. Però a livello della sua identità, io ho lavorato affinché lei fosse differente. In che modo? Appunto perché innanzitutto è anche una fase di vita diversa, perché non è una precaria da nessun punto di vista, ma anche il modo in cui lei abbraccia la difficoltà, la crisi e tutto, io comunque la trovo più indipendente, più consapevole, più matura rispetto alle altre, e non è semplicemente una questione di età, perché io le ho raccontato nel romanzo, lei dice io avevo 60 anni già a 16 anni, è così, è una old soul, quindi abbraccia un po' tutto quello che le succede in una maniera, spero, come dire, anche che possa essere di ispirazione, perché quello mai, non pretendo che ci sia questo all'interno dei miei libri, però in una maniera sicuramente non langhiosa. E poi l'altra cosa che comunque io considero differente è che le altre erano profondamente innamorate, no? Alice da un certo momento in poi era innamorata tanto di Conforti, prima lo era di Arthur, anche se sotto sotto c'era sempre qualcosa per Conforti, però da quando lei diventa consapevole fino all'ultimo libro è una storia d'amore. Costanza è innamorata persa di quello scellerato che ha fatto la bambina, cui anche lì non può che parlare d'amore e della sofferenza che deriva dalla fine, non dico dalla fine di un amore, ma dal non essere predisposta, dall'essere una seconda scelta. Il personaggio mi ama tantissimo Costanza, perché si porta dentro proprio questo essere violento in questo modo, ora all'interno della commedia, per un atto d'evasione, tutto quanto. Questa invece, cioè, Rachele non ne vuole proprio sapere e non si infila in una storia d'amore, anzi forse per la prima volta, forse un po' più innamorato lui quanto quando sia lei. Lei è perfettamente consapevole di quello che vuole e per certi aspetti dico che lo usa, ma anche un po' sì. E quindi io tutto questo lo trovo molto diverso. Poi è evidente che lei farà un suo percorso, poi è ovvio che nascerà un'affettività persino nei confronti di un Manfredi, però il suo punto di partenza è completamente diverso, non cerca l'amore, non cerca la relazione, proprio perché da quello viene. E quindi tutto questo mi sembrava diverso, e non perché io l'abbia studiato a tavolino, ma perché la storia è venuta così. Tanto meglio se ci sono così tanti elementi di differenza, perché io, come autrice, mi sento messa alla prova e non ricalco sempre gli stessi finali. Sì, infatti, è un personaggio più totalmente diverso e che ha delle sfumature psicologiche molto diverse rispetto agli altri. È molto più autonoma, anche forte, è molto decisa e se posso, cioè, andrebbe a fare esempio. Ma poi lei è una che appunto, io certe volte ho messo questa etichetta, no, che è per Cipretti, e perché no, alla fine dico, ha questa sua solidità, sì, che le deriva da un ordine interiore che gli altri, tutto sommato mantiene, si porta dietro anche nel caos di quello che succede. Sì, sì, sì.
d'accordo. C'è una questione, io ho parlato anche ieri sera, che secondo me è, tu nei tuoi libri, appunto, come hai detto anche questa cosa per esempio di Rambleto, cioè, ci sono dei concetti che poi sono molto profondi, che tu dipingi e che, diciamo, inserisci in delle scene che sono molto godibili, quindi uno le legge in camera, però non sono pesanti, nel senso che te ne accorgi dopo. E ieri parlavamo del concetto di linguaggio, a un certo punto c'è una pennellata in cui si parla di una parola che lei utilizza e che, come dicevamo ieri, bisogna dare un nome alle cose perché esistano. Esatto, è esattamente il punto di partenza, no? Io ho scritto questa parte, questo capitoletto, dopo che c'è stato un po' quella che era il concerto del 1° maggio, no? In cui Amba ha detto tenetevi la male, insomma, queste cose, e dateci invece i motivi, no? E allora molte femministe, tra virgolette, hanno risposto noi vogliamo questo e quello. Allora io, alla luce di tutto ciò, poi chiaramente sui social ci fu molto movimento e ci fu una diretta a cui partecipò una linguista che per l'appunto spiegò la ragione per cui in realtà anche il concetto della, cioè anche la parola è imprescindibile per raggiungere il diritto, quindi non è che per carità si controlla, anche perché poi appunto non c'è persona a cui facciamo di vedere le polemiche, né troverete niente di tutto questo ovviamente nel romanzo, però questo aspetto legato all'importanza del linguaggio appunto per definire le posizioni l'ho incamerato. Quindi come al solito io magari parto da una cosa, poi la maneggio, la trasformo e la metto nel mio romanzo in maniera, probabilmente voi non ci avreste mai pensato che partivo da lì. Ma è sempre così, io ci sto provando a cercarlo, sì. Però niente. Non lo trovo. Però la parola era? La parola era, il camionista. Il camionista, perché una sua collega gli diceva, se allora se dobbiamo declinare medico la dobbiamo far diventare medica, detto e via dicendo, ma allora perché il camionista non si sente offeso e come dire minato nella propria mascolinità non si può chiamare camionista. Allora Rachele rispondeva e gli diceva ma guarda che la cosa è diversa, e lo sto cercando per leggerlo precisamente così come l'ho scritto, ma ahimè c'hai ragione, tu non si trova Sì, no, perché il concetto ovviamente è facile fare dell'ironia su una cosa che però è in realtà è sacrosanta e giusta. E se tu giustamente dici a una bambina dici che vuoi fare la grande ingegnera, lei sa che l'ingegnera esiste. Cioè il senso è, se una parola non esiste per indicare una posizione, allora quella posizione neanche lei esiste. Insomma, questo è il succo, ma non è farina del mio sacco, bensì di una illustre linguista che appunto mi spiegò tutto questo concetto, tra cui anche il concetto fondamentale che in effetti camionista è una parola di genere neutro, esattamente, scusatemi, sto cercando queste cose, e quindi in realtà il discorso non teneva, perché comunque non era una parola femminile utilizzata per il maschile, mentre per noi è tutto l'opposto, una parola maschile che non utilizzata per le femmine. Esatto. Comunque lo troverete, allora non l'ho mai trovato tu, non l'ho trovato io, si spera che lo vedete voi. C'è sicuro. C'è. Mandate la pagina. Dov'era sta pagina? Vabbè, però qui c'è dove devo spiegare. Molto bene, e poi come al solito io do anche qualche altro romanzo, ci sono sempre qui proprio all'inizio del romanzo ci sono delle strizzate d'occhi al nostro amato D'Antonelli, sempre il faro della mia vita. È quella cosa a cui io mi rifugio quando mi sento male, te ne ho confessate due, una è D'Antonelli, l'altra l'avevo detta stamattina, qual è? Giovane Montalbano, certo. Io a un certo punto certo. Nelle giornate, no, recupero Giovane Montalbano su Rai Play, mi sento subito meglio. Tipo che fate con Pierrot. Esatto, con Pierrot. Sì, perché sono come meglio sbrozza. Sì, sì, e per certa gente sarà allieva. Per molta gente l'allieva. Allora, per adesso, io come ti raccontavo, perché è nato il discorso del Giovane Montalbano? Perché l'altro giorno, che appunto avevo un attimo così più di malinconia, ho detto, ora, questo più di me, mi prendo un Giovane Montalbano. C'è il mio, c'è quello di Sicilia, mi sento subito meglio. Apro la schermata di Grey Day e trovo la lieva terza, come si
confini, quindi lasciate stare il discorso che per ora è in replica, credo che ormai sia l'ultima puntata, magari lo sarei di me, ma era proprio come streaming su Replay, ancora terza in classifica, il mio primo come sempre male fuori, secondo non mi ricordo cosa, terzo la DL, sono rimasta sconvolta di questa cosa. Quando poi io ho fatto vedere questa cosa allora su Instagram, ho detto guardate, cambia il vento, ma lei no, nel senso che sempre lì, sempre piace, sempre si ritorna da lei. E una lettrice menzionata mi ha risposto, perché poche sono le certezze della vita, una di queste che l'allieva porta serenità, ed è vero, quello che per me è Dalton Abbey, per qualcuno è l'allieva. Comunque Dalton Abbey qui ritorna nell'Incipit e in vari altri passaggi, perché se vi ricordate, chi l'ha visto, insomma se non l'avete mai visto vi prego, fatemi questo regalo in video perché non l'avete mai visto e non lo conoscete ancora. Ma tutto parte proprio da questo, perché c'è questo ponte di Grantham in Inghilterra, siamo agli inizi del Novecento, quindi poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale, e non ha eredi maschi, ha soltanto tre figlie femmine. E in Inghilterra funzionava che questo tipo di lascito di titolo e le proprietà andassero esclusivamente al maschio, quindi l'erede del conte di Grantham era un cugino. Questo cugino moriva, esattamente, e quindi si dovevano trovare l'altro erede in successione, che era un cugino ancora più lontano, che chiaramente conduceva una vita non aristocratica, ma sostanzialmente da borghese. E si chiamava Matthew Crowley, bellino peraltro, che viveva in un'altra città, assieme alla madre, però a un certo punto gli arrivava questa comunicazione, guarda, l'erede è morto, quindi tu un giorno sarai l'erede del conte di Grantham. E la povera Rachele si fa questa sua considerazione e dice non tutte le eredità sono come quella di Matthew Crowley, ma c'è pure chi riceve un pacco di guai, che è quello che appunto riceve lei. Esatto. E è inevitabile, dopo aver finito di leggere questo romanzo, che uno si chieda che succederà. Che succederà? Oh, non lo so, sono in una fase di confusione. Non è nato come una serie. A differenza, non so, per cui mi viene in mente Costanza, perché sapevo sin da subito che tutto quello che c'era da raccontare su Costanza non si poteva inserire in un solo libro, perché nel primo a malapena avrei potuto mettere lei che comunica al padre di aver avuto questa bambina, che nel frattempo già 3 anni, e a malapena si poteva mettere questo. E soprattutto quel tipo di lavoro, quello della paleopatologa, cioè aveva proprio impresso sul DNA la genetica della serie, perché con quel tipo di lavoro puoi raccontare in ogni libro una storia, un caso, come dire, appunto ambientato nel passato, in una città del passato, anche se poi l'Italia offre talmente tanto, no? Quindi io ce l'avevo molto chiaro nella mia mente, quindi no, io sono partita da questa cosa, sono partita come mio solito alla diffusa, io non sono una metodica, io parto, dove arrivo non lo so, quando non lo so, e invece avevo chiaro su un paio di elementi e tante altre cose sono intervenute dopo. Dopodiché mi è successo che verso il finire io mi sono sentita talmente tanto affezionata a questo nuovo mondo che io stavo creato, a Rachele e tutta la sua dimensione, persino al paesino in cui sono originari i genitori e lo zio, pure quello è un paesino di intenzione, eppure a quello mi sono affezionata. Perché poi giustamente da lettori fa un certo tipo di effetto dire io lettore e lettrice mi sono affezionata a un personaggio e lo sperimentiamo tutti. E non ci pare strano, ma se lo dice lo scrittore che si è affezionato ai propri personaggi, pare quasi che ti sei legato all'amico immaginario, non lo so, sembra una cosa strana, molto cringe, ma è così, io mi ero affezionata a tutta questa cosa, quindi mi sono detta, appena lo finisco ne voglio cominciare un altro, e avevo anche delle buone idee, ma poi adesso in realtà non l'ho cominciato subito, quindi mi sono messa a fare le collezioni, a aggiornare, poi io sono una musicissima, per cui lo correggo fino alle ultime box, l'editore mi fa 5 box, perché io continuo sempre ad andare avanti a pensare cose nuove, a inserire all'ultimo una cosa che vuole essere, mi fa impazzire, a un certo punto mi dico basta, devi andare in stampa, quindi a quel momento me lo tirano via dalle mani, lo mandano in stampa e io purtroppo mi devo fermare, no? E però ho perso quell'attimo, non l'ho cominciato in quel momento e adesso non lo so se lo faccio. No. A volte dico, un giorno dico sì, un giorno dico no, ma non è una strategia, cioè non lo so nemmeno io, un giorno ve lo dirò, ve lo comunicherò, lo sto facendo o forse no, forse sto facendo un nuovo Costanza,
o forse sto scrivendo un altro libro, non ancora, non lo so, abbastanza per certo, però ve lo dico, non faccio nuova Alice, questo sì, mi dispiace, questo scritto nei cuori, però è così. Vabbè, basta leggere. E molto bene, quindi noi aspetteremo di sapere cosa decidi e cosa dovremo leggere. Siamo, insomma, dovrei ricominciare seriamente a pensarci. Ecco, come l'anno prossimo, poi tu vieni qui e non so di cosa parlare, quindi... se ci pensi non ti ne faccio, ma perché non lo so. Tu hai parlato delle cose tue, io non ti ho parlato perché non c'è. Ah, vabbè, comunque. Io ho visto un quadernetto da punti, poi... E più. Dai, allora. Dai, su, cosa ti stiamo raccontando? Allora, va bene, io... forse c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al pubblico, qualche curiosità. Ci vorrei un momento di scaldare la versione account, non ve la do. Vai, aspetta che torniamo. Sappiamo solo la versione account di la per il deep web. Una versione, no, magari andiamo a ciao ciao, innanzitutto grazie. Prendo, grazie per aver inserito Notting Hill nella top 11. Sono stata indecisa, devo essere onesta. Io l'avevo messa qua. Tu nel primo. Allora, ma voi dovete sapere, scusami che ti ho interrotto, giuro che te la faccio fare la domanda, ma questa cosa di fare la top 10 delle commedie romantiche è una cosa che poi si è generata contestualmente in un momento anche sui social, perché ho fatto una... proprio l'ho chiesto a livello di Q&A su Instagram, ho detto qual è la vostra commedia romantica preferita, e a un certo punto mi sono resa conto di, naturalmente, che qualcosa mi sfuggiva, e soprattutto che Notting Hill era quotatissimo, pur onestamente devo dire la mia preferita in assoluto, la mia preferita è quella che ho messo al primo posto, perché insomma a me non erano, anzi, come andano qui, il mondo va esattamente come lo voglio io, solo nei romanzi. Evidentemente unica, inarrivabile, irraggiungibile. Io avrei messo il matrimonio in funerale. Ma c'è l'onestà. Sì, ma io l'avrei messo in giro. Però c'hai ragione. Però comunque ex aequo. Sì. Ex aequo, dai, ex aequo. No, in realtà la mia è prima curiosità, anche per tutte e due fondamentalmente. Se aveste fatto il giornalista, sì, tipo in una rivista come Rachele, Andrea magari scriveva sui quotidiani, eccetera. Di cosa vi sareste occupate? Tipo dei reali magari inviati da Londra? No, vado prima io, poi tu ne fai l'italiano, dopo parlare male, io sono di origini irlandesi, per me i reali non esistono. Io metterai una bomba a Buckingham Palace e anch'io, ma tutti proprio, dal primo provincino a quell'ultimo. Per cui lei ogni volta mi dice, ah, la regina è morta! Per cui non sono proprio la... capisci? E lei dice, guarda che carino il principe! Cioè proprio non li reggo io, ragazzi. Su questa cosa non ci abbiamo terreno comune, io sono purtroppo una... capisci? È Molotov, ho detto, no, no, è in codice Molotov. Sono cresciuta con una madre che mi diceva gli inglesi, figura che non ci si poteva neanche parlare, perché giustamente io porto avanti le tradizioni della mia terra. E quindi niente, su questo non... quindi per, non avrei scritto delle all'inglese, assolutamente, se non in maniera... probabilmente... non so, sarei stata una giornalista di inchiesta, di quella che si infila negli allenamenti intensivi e dice non si fa. Sì, perché c'ha questa vena passionale, adesso si è messa nella commissione delle mense. Sì, sì. Che sì, vuole, sì. Vuole portare avanti tutte le sue cose. No, raga, io sì, sarei stata. È una passionale. Sono una passionale del movimento animalista, sono per dieta vegetariana per tutti, io sono. Avrei portato avanti quello. Avrei fatto neri. Danni ovunque, ma per incarcerato, ma no, per fortuna non l'ho fatto, guarda. Morto? Sì, sì, sì. No, io invece avrei fatto esattamente quello che fa Rachele, alla fine, totalmente, e c'è anche un motivo, l'ho fatto dire a lei, perché dalla sua redazione il mondo le pare un po' più bello di com'è, quindi lei è assolutamente felice e contenta di parlare di argomenti molto ameni, è consapevole di non fare né giornalismo inchiesta né essere una cronista, è molto però appagata da quello che fa, poi dopodiché le sue considerazioni le fa anche lei, comunque
magari al di là del suo gusto, lei sa benissimo che quelli che ottengono più like sono gli articoli sui reali, web appunto, quindi lei ogni tot sa di dover iscrivere. Grazie. Bene, noi ringraziamo Alessia Gazzola, tra l'altro penso che sia un filmagoglio molto sostanzioso. Grazie.